prima di tutto volevo ringraziare l'assessore, il municipio, il presidente, tutte quante le istituzioni che hanno aperto questa settimana, questi giorni ai ragazzi, perché il motivo per cui sono qui oggi ad il tema di cui sono uditore, diciamo, è quello di capire e vedere le varie circoscrizioni, i vari municipi, i vari territori, come si organizzano, cosa stanno facendo, cercare di capire Roma come si sta comportando, vedere le famiglie e soprattutto venendo qua, venendo in motorino, mi sono veramente con piacere, ho visto quanti ragazzi stavano per strada con i propri genitori e che giravano per le strade appunto andando chi al parco, chi alle cose, chi a queste iniziative che state partecipando, quindi questo fa veramente piacere perché fa vedere che c'è una vicinanza del territorio ai ragazzi. Questi sono anni importanti perché sono anni in cui abbiamo visto che finalmente le istituzioni, i governi, i comuni, anche il comune di Roma in particolare, si è riavvicinato al tema dei ragazzi, cioè per tanti anni non si è più parlato di quelli che sono i temi fondamentali e oggi finalmente ci si è riavvicinati, si è legiferato molto, quindi anche come Regione Lazio sono particolarmente contento del fatto che si è legiferato sul tema del bullismo, del cyberbullismo, sui minori che mi accompagnano, tanti sono i temi che vengono quotidianamente affrontati e quindi è bello anche vedere quando un municipio apre le proprie porte per conoscere delle iniziative e comunque soprattutto fare dei giorni dedicati proprio al tema dei ragazzi, delle loro iniziative, delle loro volontà, dei loro teatri, del loro musical, del loro sport, perché è importante appunto, e ritorno al discorso della dottoressa, il rapporto che c'è tra i genitori, i figli, e su questo devo fare un piccolo monito, ultimamente sto facendo molto all'interno dei vari convegni, ovvero i danni provocati ai minori dalla conflittualità genitoriale. E non ci, purtroppo molte volte non ci si rende conto che marito e moglie si possono anche separare, chiaramente non vogliamo fare i bigotti della situazione, ma prima di tutto il loro dovere di padre e di madre, perché troppe volte i ragazzi vengono inseriti in un contesto di lotta tra genitori che comporta dei danni irreparabili, dei danni che purtroppo difficilmente il minore supererà e quindi sono danni che si porterà per tutta la vita. Quindi su questo io ci tengo che l'amministrazione, anzi faccio una richiesta all'assessore specifica, visto che non sono solo in scuola ma in sociale in generale, di fare degli incontri con le famiglie per quel che riguarda appunto una consapevolezza della responsabilità genitoriale. E quindi questo è importante e penso che siano punti su quale vada fatta una riflessione, perché parliamo di tanti temi, ripeto, oggi parliamo tantissimo di bullismo e cyberbullismo, che è un fenomeno che c'è, ma c'è anche tanto, vi posso garantire, danni provocati dalla conflittualità genitoriale. Quindi vorrei, sono queste delle occasioni per presentare dei temi sul quale poi lavorare successivamente. Anche per quanto riguarda il contatto con la natura, con le bellezze della città, poi parliamo di Roma, voglio dire, quindi penso che possiamo solo che ne esserne contenti. Purtroppo troppi ragazzi sono chiusi nelle loro stanze davanti ai computer senza nessuna possibilità di interazione con il mondo esterno, invece è importantissimo dare a loro degli strumenti per quanto riguarda lo sport, per quanto riguarda la collettività, la vicinanza all'altro ragazzo, quindi cercare comunque di avvicinare i giovani ai temi classici, i famosi temi classici, che oggi invece è un tema, chiamiamolo alternativo. Dico alternativo perché è un tema che sicuramente all'estero è più conosciuto in Italia, dobbiamo pure evidenziare che la nostra scuola pubblica è un'eccellenza in tutta Europa, se non in tutto il mondo, quindi vanno fatte delle riflessioni, perché è un percorso che va avanti da tutto il tempo, da tutti i percorsi storici, quindi posso dire la garante che abbiamo una scuola d'eccellenza. Questo non vuol dire che dobbiamo chiudere gli occhi o far finta che non esistano dei metodi alternativi, ma vanno chiaramente, da garante devo dirlo per forza chiaramente, fatti con cautela, con la massima attenzione e soprattutto con il controllo, perché tu si può fare tante cose nella nostra collettività, tanti modi alternativi, ma bisogna essere rigorosi nel controllo da parte appunto in questo caso anche delle scuole, dei docenti che appunto controllano che se sono fatti dei percorsi alternativi, che appunto si chiamano alternativi proprio perché ci sono i percorsi
classici, che sono quelli che, ripeto, sono la nostra eccellenza, devono essere vagliati e controllati. In Italia sicuramente questo sistema è indietro rispetto agli altri paesi europei, quindi non posso non essere, diciamo, cautelativo, attento a nuove forme e capirle. Questo è un momento per confrontarci, per capire quali sono le varie situazioni e metterci un impegno sopra per evidenziarle e evidentemente cercare di riportare, come diceva la dottoressa, alcuni temi che appunto è il rapporto con la famiglia, il rapporto con l'esterno, che sono temi che oggi sono troppo lontani dai ragazzi di oggi. Invece, come vi dicevo, questi sono momenti di riportare l'attenzione al centro dei nostri ragazzi, capire quali sono prima di tutto i doveri di un padre e di una madre, perché troppe volte, ripeto, si parla in generale di cosa faccio, non faccio il telefonino a casa col computer, cosa vado, e poi non si vede quello che sta facendo il figlio sul computer o nella sua stanza privata. Quindi io penso che i genitori debbano stare più con i figli, dare più collaborazione e cercare appunto di fargli scoprire quelle che sono le nostre realtà, che sono veramente incredibili e bellissime. Vedere oggi, ripeto, vedendo uno spettacolo così bello di tante famiglie con i passeggini, chi con la mano, con chi col gelato, che ci sono per il territorio, fa veramente piacere. Grazie ancora. Purtroppo vi devo lasciare perché avevo detto che sarei passato, oggi abbiamo fatto diversi convegni su vari temi, quindi spaziamo sulla... E però ci tengo a portare comunque una collaborazione alle istituzioni che comunque organizzano, mettono la faccia per cercare di creare delle nuove iniziative, dei nuovi per il territorio. Grazie ancora.